Grazie Presidente. Ringrazio i revisori dei conti che sono qui in aula perché mi fa molto piacere la loro presenza per cercare di capire con loro il contenuto della relazione scritta. Faccio un piccolo passo indietro. Andiamo ad aprile 2017, quando abbiamo approvato il rendiconto 2016, l'OREF faceva delle precise raccomandazioni di procedere alla riconciliazione dei debiti e crediti. Mi sembra che il parere era favorevole, nonostante non ci fosse stata ancora la riconciliazione dei debiti e crediti. Andiamo avanti nel tempo. A un certo punto ci troviamo a luglio. La ragioneria inizia a fare tutta una serie di interventi, diciamo, amministrativi con le partecipate per cercare di raggiungere questo obiettivo che l'OREF ha dato alla Ragioneria, cioè riconciliamo debiti e crediti. Ci sono tre date espresse diciamo, nel bilancio consolidato dove fa capire la complessità con cui la Ragioneria ha lavorato. Vuoti, fatture che non erano attendibili e così via. Quindi tutta una serie di criticità nel riconciliare queste poste. A un certo punto si arriva ad oggi, cioè si arriva con una relazione. Questa relazione, io sinceramente sono molto rammaricata di questa relazione. Perché? Perché a me piace parlare sempre di contenuti, al di là del discorso politico. Facciamo i tecnici in questa sede, in questo momento. Se io ho una relazione che mi deve permettere a me consiglieri, a tutti noi consiglieri, di capire il contenuto serio della criticità di questo bilancio consolidato, io sinceramente non l'ho ricevuto, non l'ho captato. Perché? Perché nella relazione, seppur si fa riferimento a tutta una serie di tavole, quindi ad esempio si parla del conto economico e mi piace molto il fatto che voi avete messo a confronto il rendiconto 2016 con il consolidato e quindi fate emergere questo, diciamo sì, seppur una riduzione del risultato d'esercizio da 265, però insomma chiudiamo positivo, anzi diciamolo perché qua nessuno in questa sede oggi ha detto che questo bilancio consolidato è positivo, tutto sommato. Almeno un dato importante e positivo, diciamolo. Poi sicuramente ci sono problemi, ma almeno diciamole le cose che stanno in questo documento. Poi vedo che si parla del patrimonio. Mi sarei aspettata la stessa tabella in cui avevo il patrimonio del rendiconto 2016 e il patrimonio del consolidato, dove lì invece si vede che si arricchisce il patrimonio di Roma Capitale. Quindi da 8 a 7 passa a 9 miliardi. Quindi, perché omettiamo delle informazioni che comunque sono importanti per il lettore? Perché seppure abbiamo un risultato di esercizio contratto, però abbiamo un patrimonio in crescita di 400 milioni di euro. E diciamolo queste cose. Allora, una relazione che da 100 pagine che è il bilancio consolidato, mi ritrovo 17 pagine di tabelle, pochi contenuti, poche considerazioni importanti che a me, come consigliere capitolino, mi devono far riflettere. Dove stiamo andando a sbattere? Stiamo andando nella giusta direzione? Se noi dobbiamo prendere delle decisioni, questi documenti ci servono per capire noi dove stiamo andando. E non possono essere quei punti finali che sono offensivi. Cioè, mettere il punto in cui si dice che è sbagliato un numero. Cioè, è un'offesa a noi consiglieri dire è sbagliato un numero. Alzate il telefono, parlate con la collega della ragioneria e dite, guardi, questa mi sa che è sbagliato, forse la somma non è corretta, ma voi non vi parlate? Che cosa sta succedendo? Perché mi preoccupa questo che voi non vi parlate, perché questi punti messi così non mi fanno capire che cosa c'è nel documento. Cioè il bilancio consolidato è un prototipo ed è la prima volta che l'abbiamo fatto a Roma Capitale, ma è un documento importante. Cioè io devo sapere bene che c'è dentro. Se io vado a leggere il bilancio consolidato,
perché, ripeto, sono 100 pagine di roba. Ci sta di tutto dentro, ci sta scritto tutto il lavoro fatto dalla ragioneria e ci sta tanto, tanto. Io non posso qui mettermi a leggere ogni passaggio perché sarebbe abbastanza stancante a quest'ora dopo tutti questi interventi. Cioè, mi sento proprio stanca, scusatemi, ma non ce la posso fare. Però comunque ci sono dei passaggi importanti che vanno evidenziati, ad esempio i trasferimenti, perché non c'è una... Ad esempio un dato proprio pure strutturale che andrebbe detto, quello ad esempio dei debiti e crediti. Quando io, consolidando debiti e crediti, ad esempio passo con un'elisione di quasi 3 miliardi, e lido 3 miliardi di crediti e quindi poi dei debiti pure un'altra bella cifra, mi piacerebbe sapere, dal punto di vista strutturale, che cosa mi comporta questo. Cioè, un'amministrazione che ha queste poste così gonfie nei bilanci, che effetto provoca? Sono dei costi finanziari aggiuntivi? Stiamo facendo mangiare le banche? Cioè, cerchiamo di capire quello che c'è dentro a questi dati. Poi, come diceva il consigliere Calabrese, molti di questi 500 milioni che non sono stati riconciliati, signori miei, c'è mafia capitale dietro, c'è corruzione, c'è poca trasparenza, ci sono fatture che probabilmente adesso che il Tribunale col concordato preventivo ci metterà a disposizione un po' di conoscenza di quello che è il contenuto di queste fatture. Quindi tutto sommato, seppur non siamo riusciti a riconciliare, ma nel calderone del bilancio ste poste a un'altra parte ci stanno, non saranno riconciliati ma ci sono. Allora, dare un parere, allora, a prescindere che in quest'aula abbiamo detto che il parere secondo noi non si doveva dare, perché è una relazione, il bilancio consolidato non è un bilancio autorizzatorio, non stiamo autorizzando spese e cose varie, stiamo semplicemente armonizzando i conti, anzi direi finalmente, perché dopo tanti anni il 118 ci aiuta a fare un po' di trasparenza sulla finanza pubblica. Io vengo dalla contabilità nazionale, conosco bene i problemi della finanza pubblica di quando non c'era il 118 e di quanto era molto molto complesso fare indicatori di finanza pubblica, deficit PIL, debito PIL. Perché? Perché c'era tutto questo problema di riconciliazione a livello consolidato. E là parliamo di un'altra cosa, di un altro consolidato. Ma ritornando al nostro consolidato, scusate, ma ritornando al nostro consolidato, la cosa che a me avrebbe fatto piacere da questa relazione, lo dico sinceramente, è avere dei contenuti più che mi aiutavano a capire meglio quelle che erano le criticità, perché io da consigliera, se da domani mattina devo fare qualcosa per questa città, devo sapere cosa devo fare. E non possono essere le quote di ammortamento, perché le quote di ammortamento potevate mettere come riferimento un range, cioè se hanno utilizzato quote percentuali in questo modo, l'errore è tot. Cioè mi potevate indicare quello che poteva essere l'errore di non aver utilizzato, anche se la ragioneria, tra l'altro, con le sue controdeduzioni ha messo in evidenza che tutto ciò che voi avete rilevato non è vero. Però io voglio fare la persona che mi fido di tutti, perché qua ci dobbiamo fidare di tutti, però dobbiamo essere anche onesti intellettualmente. Allora, se voi volete mettere dei punti nell'analisi, mettetemi anche un riferimento, cioè le quote di ammortamento non ci sono state, non sono state. Qual è il margine di errore? Invece di chiudere con 64, che ne so, chiudevo con 20, con 30, dove avrebbe inficiato questo errore all'interno del consolidato? E così via, poi tutte le altre poste. Quindi io spero che, come dice l'articolo 241, del TUEL, i revisori si rispondono della veridicità
delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza. E questo sai che significa? Che non è che si va fuori a fare interviste e a dire quello che sta succedendo, perché non è neanche proprio corretto. Devono inoltre conservare la riservatezza su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Questo per dire, bisogna lavorare seriamente, perché qua nessuno sta scherzando. Abbiamo ereditato miliardi di debiti che Alemanno con un escamotage ha tolto di mezzo, ha fatto il debito commissariale, per cui cerchiamo di essere seri. Abbiamo ereditato una situazione gravissima, stiamo lavorando tutti quanti mettendoci ciascuno di noi la faccia per fare un lavoro serio e esigo la stessa serietà. Grazie.